È fondamentale, ha ragione Luciano Spalletti, però forse dire basta, non basta. Non basta, brava, non basta, sei stata perfetta. Basta, non basta, perché cosa vuol dire basta? Cioè, chi li fa smettere? Chi non li fa entrare? Chi si prende la briga di sospendere le partite? Chi dice fermiamoci e pensiamo? Io ho visto tante volte le pause di riflessione, tante volte, alcune volte. Domeniche senza calcio, alcune domeniche senza calcio in coincidenza in genere con morti, morti allo stadio, morti nei pressi dello stadio, morti di gente che andava allo stadio. Mi ricordo ad esempio Sandri, perché... Gabriele Sandri, esatto. Violenze in seguito a questa morte, che fu una morte dovuta a un poliziotto che sparò dalla parte a una parte all'altra dell'autostrada e colpì Gabriele Sandri, gli incidenti di Bergamo, ricordate, la partita venne sospesa. L'ispettore Raciti in quel derby. L'ispettore Raciti. Cioè, Catania-Palermo. No, non siamo di fronte a un fatto nuovo e allora abbiamo, sappiamo quali sono gli anticorpi. È un fatto vecchio e non abbiamo ancora trovato la medicina. E credo che la medicina non si trovi più, non si possa trovare. Del resto, io non voglio fare dei discorsi che poi possono essere travisati. Del resto, lo stadio, non dico che è anche questo, ma è anche la violenza verbale, è anche la canalizzazione di una rabbia che, se non fosse allo stadio, esploderebbe altrove. Cioè, non è che non possiamo pensare di migliorare, ma il tifo, almeno inteso come è inteso in Italia, è un tifo belluino, è un tifo feroce, è un tifo che inneggia addirittura la morte dell'avversario. Ora, manca la cultura sportiva, ok, ma non ce la si fa in pochi anni, non si riesce a istituire una cultura e un modo di pensare diverso in poco tempo. Qui ci vogliono decenni, ci vogliono generazioni, e ancora non è nata una generazione di persone che vanno allo stadio con l'intento di vedersi una partita. Non c'è, c'è una stragrande maggioranza di persone che va con questo intento, ma copriamo anche delle persone cosiddette per bene che allo stadio si trasformano e diventano, sembrano possedute dal demonio, no? Voglio poi dire... è facile dire il calcio ti trasforma, il tifo ti trasforma se vuoi farti trasformare. Sì, ma si trasforma. No, diciamo in generale, no? Sempre colpa del pallone. No, del non è colpa del pallone, il pallone è una cosa che è lì, poi tu ti approcci come vuoi, naturalmente. Io non credo che la repressione sia la soluzione, ma credo addirittura che sia un valore, nel senso che quando si dice gli inglesi, sì, ma la signora Thatcher, reazionaria di prima categoria, impose una dieta, virgolette, lacrime e sangue, cioè la repressione nei confronti degli hooligan fu feroce, il che non vuol dire che li ammazzavano, ma certamente era repressiva, non c'era prevenzione, c'era repressione. E questo, secondo il mio punto di vista, deve essere anche quello che vige in Italia, cioè non ci può essere soluzione senza repressione, ripeto, che non vuol dire andare in piazza col manganello e spaccarlo in testa agli ultra, no, ma certamente una energica cura che significhi, per esempio, che i daspati non vanno allo stadio, mentre scopriamo che i daspati non solo vanno allo stadio, ma fanno intorno allo stadio quello che vogliono. Andrea Gussoni, sei d'accordo? Sono d'accordo, sono concetti che secondo me... Stai scrivendo un libro anche tu, non lo so. No, adesso no. Ci mancherebbe, mi unirei indegnamente a loro mettendoci giusto il nome. No, a parte tutto, sono veramente dei concetti che secondo me vanno anche oltre il calcio, nel senso che poi, secondo me, anche dare troppa importanza... Allora, è giusto parlarne, è giustissimo riuscire a fare qualcosa come società, società intendo come italiani, come popolo, come paese, perché poi le società di calcio
hanno fatto quello che possono fare, però ricordiamoci anche che molti degli episodi che abbiamo citato sono successi fuori dallo stadio, ma molto fuori dallo stadio, non ai cancelli. Quindi anche le società fanno quello che possono e secondo me, ripeto, è anche ingiusto fermarsi, non smettere di giocare, iniziare a prendere delle misure che alla fine danneggerebbero solo la parte pulita del tifo, i giocatori, chi va in campo, le squadre e quant'altro. Quindi secondo me sono, dispiace dirlo, ma una minoranza le persone che purtroppo vengono caratterizzate e vengono condizionate a questi episodi. Sicuramente bisogna fare qualcosa, perché poi non è neanche possibile andare avanti come società, ribadisco, più che calciofili o amanti appunto di questo sport. Ma qui si è scelto di non sospendere il campionato. E sono d'accordissimo. Anche io d'accordissimo. Perfetto. Di non sospendere il campionato. Perfetto. Ma di fare qualcosa di anche, perché le pause di riflessione, voi sapete, anche in amore non funziona. La famosa PDR. PDR, siamo in pausa. No, per abbreviare, pausa di riflessione. Se, ma è già finita, è finita. È finita. Sono le cose che ci si usava ai tempi, quando eravamo tinenti. Ecco, allora, e poi anche le pause di riflessione su argomenti cosmici come la violenza negli stadi non servono a niente, non servono a produrre nulla. Qui ci vuole l'intervento dello Stato. A me, nella sua rozzezza, è piaciuta l'intemerata del questore Cardona, ex arbitro. Cioè, lui dice, io proporrò la chiusura della curva per tutta la stagione e proporrò il divieto di andare a vedere di trasferta per fino al 31 marzo, non mi ricordo, l'una o l'altra, per i tifosi dell'Inter. Beh, allora, cioè, sono misure pesanti, sono misure che colpiscono anche la parte sana, ma insomma, voglio dire, purtroppo quando la mela è bacata tu porti via anche una parte sana. Verissimo, però siamo sicuri che prendendo una decisione di questo tipo non ci si trova poi i 10.000, è un esempio, 10.000 tifosi dell'Inter fuori dallo stadio a fare altro, a cercare di sfogare appunto la rabbia di cui parlavamo prima in altri modi. Secondo me poi il rischio è pesante che poi ci siano ripercussioni di un altro tipo. Ricordiamo quelle che sono state le sanzioni. Quindi, San Siro chiuso per due giornate, una terza giornata la chiusura della curva nord. Questa insomma è la sanzione decisa. E da ieri a partita Empoli-Inter non si vendono biglietti ai tifosi interisti provenienti, mi pare di aver capito, dalla Lombardia, ma li si vendono solamente ai tifosi che interisti o comunque a chi vuole andare a vedere la partita in Toscana. È chiaro che si può eludere questa... No, questa... ma sì, a parte che si può eludere, poi anche una chiusura un po' strana, secondo me, un po' sui generi. Anomala, nel senso, sì. Anomala, certo. Perché non va il tifoso della Lombardia e va il tifoso interista della Toscana, dai. Cioè, poi in curva nord possono andare anche chi tifa Inter da un'altra parte della città. Sì, il violento, no? Non ha geografia. Un'altra regione, cioè, nel senso, cioè non c'è geografia. Non sono tutti di Milano, tra l'altro. Cioè, quindi esatto, ce n'è qualcuno, quindi... magari anche da Novara che vuole andare fuori, per dire. No, no, ma questo caso tra l'altro lo esplicita in maniera chiara, perché qui sì, si era andati convegno gli ultra del Nizza, esatto, e gli ultra del Varese, una squadra che gioca in Serie D in questo momento. Esatto. Quindi erano venuti esattamente per fare la guerriglia. Siamo ancora qui a parlarne, purtroppo, e questo mi dispiace sottolinearlo, ci troviamo a parlarne solo quando ci scappa il morto. E questo secondo me è ancora più grave, nel senso che io per primo, quando leggo disordini, incidenti, vabbè sì, le solite cose, un accoltellato, come vero, se fossero le cose normali, sì, esatto, un solito accoltellato di qua e di là. Quando si scappa il morto dici, ah, attenzione, ma non è che sia più grave, ovvio che la morte è più grave di un accoltellato, ci mancherebbe. Perché già, è qualcosa di definitivo. Già dai però, la parola disordini dovresti far qualcosa. Esatto, no? cioè non possiamo prendere per buono il fatto che c'è una partita a rischio, ci sono disordini, ci sono degli accoltellati. Certo, ah vabbè, certo, tutto normale, ci vediamo la prossima come andrà. Dobbiamo pensarci prima, perché già quello è un problema. Già quello. E non voglio arrivare al punto di che anche in Italia si arrivi alla situazione che magari c'è il derby River Plate Boca Junior, non si può giocare. Pazzesco, perché ci sono troppi, no? disordini. Si però non ci siamo si tanti lontani. Siamo un solo paese che ci batte da questa l'Argentina. Esatto. Però, è vero. Però adesso ci stiamo avvicinando. Ecco, io credo, Andrea, che sia molto importante per una volta spezzo la lancia nei confronti
di alcuni politici che hanno detto secondo me è una cosa sacrosanta. Cosa si può fare? Beh, innanzitutto le partite a rischio, e Inter-Napoli, se non lo era, lo è diventata. Lo è diventata, si giochino alla luce del sole. Cioè si giocano, non si possono giocare di sera, perché questo riduce... Come si è fatto per Roma-Napoli? Tante volte per anche per il derby di Roma. Non è mai esistita questa cosa, è esistita e di sicuro... si riducono le possibilità, certo, non si azzera niente, ma si riducono le possibilità. E come si continua a fare peraltro in Premier League, perché non dimentichiamoci che il 90% dei match di Premier League si continuano a giocare ancora adesso, da 20 anni, dalle regole della Thatcher, di giorno. Qualcosa cambierà, quindi Nainggolan non soltanto rientra ma gioca? Penso di sì, del resto se l'Inter vuole recuperarlo, giocare è l'unica cosa, cioè cosa fa? L'ha comprato in estate, lo deprezza, ora è vero che... È stato il colpo di mercato, con Nainggolan facciamo il salto, Nainggolan qua, Nainggolan là, e aveva ragione... Poi Luca ci commenta anche la formazione. Aveva ragione, sì. Il nostro Ostini, Austini, giornalista... Ostini alla francese, AU si legge esatto. O. Oppure Ostini, dipende. Ostini. Insomma, Ostini, Austini aveva ragione, attenzione, a Milano si ricordano o vi ricordate di un Nainggolan diverso da quello dell'ultima stagione, cioè l'ultima stagione era dimenticabile, invece voi pensate ancora che sia quello. E allora dico che già durante l'estate il collega Austini ci aveva avvisato su il cambiamento di Nainggolan. Giancarlo, però l'ha voluto Spalletti Nainggolan. Era sbagliato. Cioè l'ha voluto fortissimamente Spalletti. Sì, l'ha voluto Spalletti. E... ce l'ha avuto Spalletti. E allora gestito. Adesso non può che farlo giocare. Cioè... Perché altrimenti... Cioè se del calo di Nainggolan il primo ad accorgersene dovrebbe essere il tecnico, no? Sì, sì, sì. Però insomma... È vero che l'ultimo anno ce l'ha avuto Di Francesco Nainggolan, non ce l'ha avuto Spalletti. Però non penso sì, che però Spalletti... si sanno queste cose, si vedono. Cioè... E poi... Non è vero che i giocatori possono fare la vita che vogliono, chi se ne frega se vanno in discoteca, l'importante è che poi sul campo, appunto, fanno quello che fanno. Siccome vanno più in discoteca che sul campo, poi ti infortuni più facilmente. Ti infortuni più facilmente, il recupero è più lungo, fai perdere la pazienza alla tua società perché dopo il pareggio con il Chievo non solo non torni con i compagni ma ti fermi per i fatti tuoi, fai quello che vuoi ma e arrivi la mattina dopo all'allenamento direttamente dalla discoteca, insomma, cioè voglio dire, è un comportamento inaccettabile. Del resto, ma Nainggolan io credo che sia leggermente squilibrato, perché come fa adesso a dire e a scrivere a Totti o alla Roma o ai suoi compagni milanesi, fatemi tornare. Ma benedetto figlio, ma dopo quello che hai combinato, pensi che alla Roma siano, scemi, che adesso ti riprendono... Abbiano il famoso anello cioè, esatto, cioè che adesso, dopo tutto quello che hai combinato, qui e altrove, che quando ti abbiamo venduto siamo stati, non dico contenti, ma insomma certamente non addolorati, adesso tu vuoi tornare qua. Beh, insomma, mi sembrano delle pretese francamente... infantili, ecco. Andrea Gussoni, torniamo su Nainggolan, l'abbiamo schierato titolare, questa potrebbe essere la scelta di Spalletti, leggendo, no? Cercando di leggere tra le parole del tecnico toscano. Sì, oltre le parole andrei anche a rivedere il modo in cui ha detto certe cose, nel senso che Spalletti è veramente a capochino, come dire, sì, l'ho voluto io questo giocatore e devo farlo giocare, cioè al di là di tutto quello che è successo, è vero, non si può fare molto di più, nel senso che appunto tenerlo in panchina o metterlo fuori rosa... sarebbe ancora peggio, nel senso che poi davvero perdi anche economicamente quello che è, certo, questo che è stato il colpo di mercato dell'Inter, perché sicuramente era stato definito così, secondo me ci poteva anche stare. È vero che appunto forse Spalletti poteva pensarci un po' meglio prima, insistere magari meno su quello che è stato sicuramente una sua volontà, un suo acquisto. Ora però bisogna ritrovarlo in qualche modo e sicuramente non si può lasciargli fare quello che vuole, nel senso che soprattutto quando passi una certa età, e in questo senso Ronaldo ce lo insegna, devi stare molto attento a quello che fai col tuo fisico, devi gestirti in un certo modo, non puoi dire io sono Nainggolan, io sono comunque un giocatore di un certo livello,
e concedermi così qualche serata in cui vado un po' oltre, magari mi alleno un po' meno. Ovvio che non sono i 5 minuti di ritardo, perché quello non è, ovviamente non è quello il motivo per cui di fatto è stato lasciato fuori l'ultima partita. Nainggolan ce l'hai a mezzo servizio all'inizio della stagione. Esatto. Cioè, chiudi il girone d'andata con Nainggolan che ha segnato quanti gol? Due? Sì. Un paio? Non lo so. Poi. E non è neanche quello. Ma sono pensato a quante prestazioni, quante partite poi effettivamente ha giocato. Poi è mezzo infortunato anche sempre. In Champions mai decisivo, nell'eliminazione dell'Inter, cioè è tutto questo, no? La valutazione complessiva. L'affare l'ha fatto la Roma, dai. Sì. Ha preso soldi e ha preso denaro. Io sono d'accordo che l'affare l'abbia fatto la Roma, però stiamo parlando comunque di due giocatori diversi. No, nel senso. Cioè? Ok, Zaniolo è fortissimo. Zaniolo è fortissimo e l'affare possiamo dire che l'ha fatto la Roma. Però comunque la Roma ha una carenza sostanziale a centrocampo. Sì, allora non doveva vendere Strootman, ma non avesse venduto Strootman. Quindi perché poi va benissimo elogiare la Roma per l'affare Zaniolo, perché Zaniolo si sta confermando un talento pazzesco, incredibile. È arrivato anche il suo primo gol in Serie A e che gol! Giustissimo! Però secondo me la Roma innanzitutto non si aspettava l'esplosione di Zaniolo e poi. Comunque hai venduto Nainggolan, ti metti a vendere anche Strootman, ti manca comunque... Ma io non volevo adesso assolvere... No, ma hai capito Giancarlo il mio ragionamento, no? Sì, certo. Perché tutti lo dicono, tutti dicono qui ci ha guadagnato la Roma, benissimo. Nell'affare singolo, sì. Nell'affare singolo, sì. Però la Roma poi ha deciso di smantellare il centrocampo. Purtroppo, questo è un altro discorso. Cioè, e ha preso un giocatore come l'Atalantino, come si chiama... Cristante che sta migliorando. Cristante ha dovuto riabituarsi a giocare centrale, ma per un anno ha fatto il trequartista. Andrea, vai. Sì, perché appunto ricordiamoci anche che in estate comunque dicevamo tutti per 24 milioni di euro quelli che erano, era quasi un affare Nainggolan, perché comunque era un giocatore che finiva l'anno prima veniva valutato sui 50-60, anzi quasi non bastava. Zaniolo e Santon. Quindi cioè, ricordiamoci anche quello però che Monchi prima. Ha voluto Zaniolo, ora lasciamo perdere Santon che comunque ha la sua utilità, ma Zaniolo cioè, ci vuole occhio secondo me e lo deve aver visto solo la Sport Italia Monchi. È vero, deve aver visto solo il campionato primavera per volere quello lì, cioè non ha voluto che so Pinamonti che è comunque un buon giocatore che può fare la differenza, di cui si è un po' già celebrato. Ha voluto Zaniolo che nessuno conosceva, tranne gli spettatori. No, tra l'altro, giusto, Luca lo può testimoniare perché sì. È uno dei protagonisti, anche Luca Cilli, tutta la squadra del campionato primavera, insieme a Giotto Giacalone, Gabriele Schiavi, Fernando Siani. Luca, tu l'hai seguito parecchie volte anche l'Inter, no? Sì, assolutamente, ma già quando era con la Virtus Entella Zaniolo ha dimostrato comunque coi fatti di essere un passo oltre la media, insomma aveva decisamente qualcosa in più. Anzi, Monchi voleva fare l'accoppiata con la Roma, Radu più Zaniolo, Radu portiere. Esatto, il portiere del Genoa, però Zaniolo primissima scelta, tant'è vero. Poi parlando anche con i dirigenti dell'Inter qualche settimana fa, dichiarazioni non ufficiali, confidenziali, così fuori microfono, l'Inter insomma sapeva che a qualcosa doveva rinunciare pur di accontentare il suo allenatore per Nainggolan. L'Inter era consapevole che Zaniolo sarebbe esploso e cresciuto in maniera esponenziale. Per l'Inter Zaniolo era una mezzala importante con possibilità di adattarlo anche a trequartista, però nel momento in cui la Roma ha deciso di puntare su di lui per Nainggolan, a quel punto si è fatta una scelta netta di accontentare Luciano Spalletti, certo. con il belga. Vale, perdonami, visto che stiamo parlando di Nainggolan, io volevo fare una domanda al direttore Padovan, più che altro è una mia curiosità, perché a volte è giusto anche pensare, no, a quello che accade. Direttore, è arrivata la sospensione per Nainggolan per tutti i motivi che sappiamo, è stata una presa di posizione dura da parte dell'Inter, la prima presa dura di Marotta da quando è un nuovo dirigente interista. Penso con cattiveria al fatto che può essere anche un messaggio chiaro a Luciano Spalletti, perché un uomo di Spalletti, Nainggolan, parliamoci chiaro, lo ha voluto lui. Sono messaggi non diretti ma indiretti per un
per un futuro, lontani da, dall'Inter, ma, oppure no? Cioè, Luca, penso la domanda, male, la domanda è giusta e anche così sfrugugliante, però non posso saperlo. Certo non ha avuto riguardi, certo non ne ha parlato con l'allenatore, certo ha fatto il suo lavoro di amministratore delegato, cioè di capo dell'azienda, dicendo questo va punito e d'ora in avanti si fa così, questo sì. E quindi un mezzo messaggio anche per Spalletti deve essere arrivato. Del resto, parliamoci chiaro, l'Inter arriva terza. Sì. Difficilmente arriva seconda, comunque diciamo arriva terza, fa il suo, ma proprio fa il suo minimo, perché dalla Champions è uscita. C'è anche l'Europa League, ricordiamoci che Marotta ha detto l'obiettivo è quello di alzare un trofeo, sì, quindi o vincere qualcosa, Coppa Italia, no? Appunto, a maggior ragione dico, esatto. Se fai il terzo e non alzi niente né la Coppa né l'Europa League, che non mi pare stia esaltando Spalletti, beh, io Spalletti lo vedo in pericolo, anche perché c'è quest'ombra di Conte che ogni giorno si sposta dal Manchester all'Inter, al Milan, alla Roma, ma perché la Roma no? Insomma, voglio dire, è sempre lì, e io credo che una delle due squadre italiane milanesi a Conte stia pensando seriamente, molto molto seriamente. Poi sarà Conte a scegliere, perché voi sapete che Conte non va in squadre che lottano per il quarto posto, lui va per vincere i campionati.